Ancora una volta, l'acqua apre il prologo di una nuova edizione del Palio. Chissà che l'omaggio che facciamo a sorella Acqua non possa valere come offerta propiziatoria affinché voglia starsene lontana da Piazza Conciliazione e dintorni durante la settimana del Palio. Qui siamo in un luogo singolare, risultato dalla riqualificazione ambientale di una cava di marna ora abbandonata dalla cementeria di Merone. Siamo cioè nell'Oasi di Baggero. Chi ha letto la breve ma dotta relazione sugli zoccoli di Roberto Nava, comparsa sulla brochure del ventunesimo Palio, ha già incontrato questo nome. Infatti, a pochissima distanza dall'omonima Oasi, ecco la frazione di Baggero, in cui è ubicata l'azienda artigiana di Roberto San Giorgio, fornitrice ufficiale degli zoccoli calzati dai nostri contradaioli sin dalla prima edizione del Palio. Questa frazione di Merone, ubicata su un'ansa dell'Ambro, presenta un bel esempio di quell'archeologia industriale che ha saputo sfruttare l'energia idraulica nei tempi passati. La bottega San Giorgio è stata fondata nel 1924 da Vincenzo, poi passata a Davide e infine giunta a Roberto. Compie quindi 85 anni e chissà che il nostro Palio non possa accompagnarla fino al centenario. Roberto in fondo è giovane e lo è anche il nostro Palio. Dalla realizzazione manuale, anche se non proprio del tipo albero degli zoccoli, la bottega è passata alle macchine, prima alimentata dall'energia idraulica e poi dall'energia elettrica, ma mantiene il fascino dei luoghi di lavoro di altri tempi. I nostri zoccoli rispettano nella forma la tradizione, mentre hanno subito un'evoluzione per quanto riguarda la suola, a seguito anche delle segnalazioni ed esperienze dei contradaioli in ordine al peso e soprattutto alle sollecitazioni indotte dal lastricato del percorso di gara. È nato quindi l'accoppiamento del plantare in legno di ontano con del micro poliuretano che rende meno onerosa unitamente alla tomaia foderata la spasmodica fatica di quei poveri piedi scatenati nella corsa che ciò nonostante a volte escono martoriati dalla competizione.